Scuola freddo, Mauri imbeccato da Iaquinta dopo 30 secondi, l'Udinese comincia a sbattere sistematicamente contro la difesa più forte del campionato, almeno in questo momento. Sfida impari anche numericamente con Iaquinta, bello comunque il suo tiro in corsa, e Di Natale nella morsa di Zebinà, Cannavaro e Thuram. Noi siamo molto fortunati in questo momento, soprattutto nella fase realizzativa, bisogna rimanere tranquilli, compatti, andare avanti, cercare di migliorarsi e lavorando soprattutto in questa direzione. Già priva di Del Piero, la Juve nell'intervallo rinuncia anche a Trezeguet, la solita spalla. Entra Zalageta, che non tarda a rendersi conto dell'occasione concessagli dal destino. Il primo quarto d'ora degli uomini di Capello è impressionante per intensità. La Juve sembra un colosso di 2 metri per 100 kg, intento ad abbattere una porta a spallate. Nel giro di 15 secondi, Ibrahimovic, numeri da fuori classe in mezzo a qualche pausa comprensibile, impegna De Sanctis e Zebinà colpisce il palo. La spallata che abbatte la porta però arriva dall'ultimo arrivato. Zalageta incorna il pallone della vittoria in un'area che pure sembrava ben presidiata dai giocatori dell'Udinese. Zalageta è un giocatore molto abile nel gioco aereo, si è trovato al posto giusto, nel momento giusto, e quindi siamo contenti per la Juventus e per Zalageta, che si sta allenando sempre in maniera molto determinata. È una Juventus che continua a piacere anche dopo il gol del vantaggio, meno arrembante ma sempre padrona della situazione. L'Udinese ci mette la grinta del secondo tempo di Coppa UEFA, ma qualsiasi paragone fra il Panionios e la squadra di Capello sarebbe imbarazzante. La fotografia dello strapotere difensivo della Juve è tutta nell'acrobatico salvataggio di Cannavaro. Inutile, Iaquinta era in fuorigioco, ma comunque da applausi. È questa la Juve che vuole Capello? Ma lo spirito sicuramente sì, possiamo ancora migliorare. Il resto è paura per Bertotto, colpito al volto da una pallonata di Oliveira e ricoverato in ospedale per accertamenti, e sollievo per l'assenza di polemiche. L'ultima parola a chi una settimana fa si era ritrovato suo malgrado sotto i riflettori.